La polizia era sulle sue tracce da ieri, quando nelle prime ore della mattinata il 24enne aveva suonato il campanello di casa della sua ex. La ragazza, appena sveglia, aveva aperto la porta e si era trovata di fronte il giovane che l'ha spinta dentro e le ha versato addosso una tanica di benzina dandole fuoco. I medici del reparto di chirurgia plastica del Policlinico di Messina spiegano che la ragazza non è in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi. La 22enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 13% del corpo, al fianco, la caviglia, la mano destra e la coscia sinistra. La fuga dell'aggressore è durata circa un giorno, poi, hanno fatto sapere gli stessi investigatori, ha deciso di consegnarsi lui stesso alla polizia accompagnato da un legale. Attualmente in stato di fermo è stato interrogato e l'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. La loro storia sarebbe finita circa 2 mesi fa, dopo aver convissuto per qualche tempo. Una storia tormentata, la definiscono fonti dell'agenzia ANSA. Una cugina della 22enne aggredita racconta che la ragazza inizialmente aveva spiegato di stare bene con quel ragazzo, poi però qualcosa è andato storto e si sono lasciati. Mi ha detto che era geloso, spiega la parente della donna ferita, e probabilmente non ha preso bene la fine della loro relazione.